La prima edizione dei Giochi del Mediterraneo sulla spiaggia arriva alla conclusione e si stila un primo bilancio, nel quale si guarda al risultato ottenuto e alla sfida affrontata da Pescara, apripista assoluta. Questa edizione è andata al di là delle speranze, è stato per lui un grande successo malgrado le difficoltà iniziali che conoscevamo, abbiamo superato tutto, gli atleti e i giovani hanno fatto un bellissimo soggiorno e il resoconto ad oggi a quest'ora è molto positivo. Se dovesse dare un voto ai giochi, allo spettacolo, alla spettacolarità e alla partecipazione, che voto darebbe? Ecco, in Francia non diamo così i voti, quindi ho spiegato, ma lui darebbe su 10 9,999, perché 10 non si dà mai. Un resoconto che soddisfa tutti, atleti, organizzatori e ideatori dei giochi. Non esiste un paragone sul quale basarsi, ma di certo Pescara ha rappresentato una grande opportunità da tutti i punti di vista. Primo fra tutti quello economico. Io continuo sempre a pensare che lo sport è un formidabile veicolo di marketing territoriale, cioè significa far conoscere il tuo territorio e prevederne forme di, diciamo così, di ritorno, di incoming, come dicono gli esperti del settore. E senz'altro manifestazioni di questo tipo aiutano anche in questa direzione.